buongiorno, buongiorno ancora ragazzi, sono sempre io, Sport Web Radio, Carrozzini Maurizio, che purtroppo è andato a toccare un tasto sbagliato e in pratica nel momento in cui stavo rientrando per la parte conclusiva della trasmissione odierna, quindi oggi ne usciranno due in realtà, ho spinto un bottone sbagliato e è andata via l'immagine, quindi la trasmissione, quella precedente, l'ha registrata, e però chiaramente dovevo fare l'ultimo tranche di trasmissione, vi chiedo scusa, purtroppo è capitato guidando la macchina così per evitare, in realtà sapete cosa è successo, mo ve la racconto proprio. In questo periodo dell'anno, anche se c'è la neve, purtroppo spesso la notte i cervi in questa zona sono tanti e attraversano spesso la strada. Io stesso quest'estate ne ho beccato uno con la mia 600 facendo danni, da enormi danni, perché ho rotto il cofano, ho rotto lo spoiler davanti, il paraurti, ho rotto il faro, ho dovuto fare dei cambiamenti, mi è costata parecchi soldi, e prima per intervenire, praticamente per non mettere sotto, non andare a scontrarmi di nuovo, ad avere un incontro ravvicinato del quarto tipo contro un cervo, ho dovuto frenare, frenando in quel momento mentre stavo spingendo il tasto di entrare, purtroppo ho mandato via l'immagine praticamente sul telefonino ed è saltata la trasmissione. Scusatemi, però d'altra parte è meglio non avere un incontro frontale con un cervo che ci facciamo dei danni entrambi, io faccio dei danni alla macchina e chiaramente posso anche ucciderlo, il cervo in questione. Poi purtroppo non posso prendere e caricarmelo in macchina perché la macchina è troppo piccola e non c'entra, sennò altrimenti a quel punto uno lo carica in macchina, se lo porta a casa e gli danno il successo e te lo mangi. Il cervo è una carne straordinaria, cioè non credo nemmeno che sia illegale, perché se ti capita di scontrarlo in macchina. Vabbè, comunque ragazzi, noi in realtà prima stavamo parlando di una cosa diversa, ovvero io vi avevo ultima parte conclusiva della trasmissione, volevamo un po' cominciare ad anticipare il palinsesto della 16ª giornata di Serie A che ci attende, che partirà alle ore 18 con Inter Udinese, quindi un'Inter chiamata sicuramente a dare una risposta, anche perché la stessa Inter, vedete, purtroppo gli argomenti sono talmente tanti che non riesce a farli tutti in un'oretta, concentrati in un'ora di trasmissione che io faccio tutte le mattine con voi, dovrei fare un pochino più lunga, magari forse un po' più avanti. Però anche la stessa Inter, dopo quello che è successo in settimana, che siamo andati a esaminare, ci sono correnti di pensiero. Ieri, a proposito, ieri io me la sento di dare un grosso in bocca al lupo a Marotta, francamente, perché diventare un nuovo amministratore delegato dell'Inter credo che sia un chiaro segno di quello che vuole fare la società. E certo, io non ho mai visto dare tanta importanza a titoli sui giornali, in prima pagina e tutto, a un amministratore delegato. È chiaro però che è una figura molto importante, è stata una figura importantissima nell'ambiente juventino, come sappiamo, e quindi forse paradossalmente, se vogliamo dire a tutto, magari è anche giusto, però trovo che sia un po' esagerato. L'Inter comunque sia che deve rispondere, e Luciano Spalletti deve rispondere, perché dopo l'eliminazione in Champions League purtroppo la delusione è stata cocente. Anche l'Inter presenta delle carenze anche dal punto di vista del mercato, abbiamo lo stesso Nainggolan che non sta giocando, abbiamo molti punti interrogativi, lo stesso Perisic che è praticamente un fantasma di quello osservato al mondiale, e lo stesso Spalletti continua a rimetterlo in campo sperando di recuperare il giocatore, ma se il giocatore non è convinto o fisicamente non è a posto, devi far giocare chi sta bene. Un Inter comunque che, giocando in casa contro l'Udinese, è chiamato a rispondere. Attenzione però, che l'Udinese, per quando ha cambiato allenatore, è una squadra tosta, una squadra molto molto tosta, si piazza lì in difesa, non fa passare nessuno, tiene le linee strette, e quando riparte di partenza con quei ragazzini veloci la può mettere in difficoltà la difesa dell'Inter. L'Inter deve assolutamente rispondere. Poi alle 8:30, sempre lì domani, ci attende il derby di Torino. Adesso, questa sconfitta della Juventus maturata in Champions League, che cosa ne pensate? Ditemi voi, che cosa ne pensate? Potrebbe essere la volta buona magari che la Juve perde colpi anche in campionato, facendo magari in modo che se il Napoli va a vincere di avvicinarsi, perché oppure la sconfitta è stata soltanto frutto che
La Juventus ha festeggiato troppo, sappiamo che il giorno prima c'è stata la festa di Natale, insomma sono stati molto molto distratti i giocatori. Io penso però che la Juventus ritornerà in campo bella, decisa a vincere. Ma attenzione, il Torino è un'ottima squadra, l'abbiamo visto contro il Milan, è una squadra particolarmente convinta di se stessa in questo periodo. Quindi sarà una partita complicata questa da parte degli juventini, portarsela a casa. Poi chiaramente la qualità per vincere è la Juventus, tra le squadre migliori d'Europa, quindi... Poi noi andiamo a domenica, abbiamo uno spareggio salvezza, niente male anche per l'ambiente e tutto, che è Spal Chievo. Forse è l'ultima spiaggia per il Chievo, vedremo, comunque è una partita interessante, poi non so quanti di voi la guarderanno, però insomma sarà l'ora di pranzo, quindi. Poi si procede, alle 3 non ci abbiamo. Allora, Frosinone Sassuolo, Sampdoria Parma, Fiorentina Empoli, sempre alle 3, e poi si procede alle 18 con Cagliari Napoli, quindi Napoli che è chiamato a dare una risposta, sempre orari molto molto americani, La Roma gioca di nuovo di sera all'Olimpico contro il Genoa, quindi sappiamo quanto sarà importante questa partita, e poi si conclude con questo Monday Night, in questo caso magari, anche se a me non mi piace il Monday Night, non si poteva fare altrimenti visto l'impegno che ha avuto la Lazio domenica, ieri appunto in Europa League, giocherà di lunedì appunto contro l'Atalanta, una partita veramente 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 molto 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 importante, perché sarà una partita particolarmente tesa, è quasi uno scontro diretto, perché se l'Atalanta dovesse andare a vincere, ragazzi, qua diventa sicuramente molto 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 importante vedere, dobbiamo metterla dentro, ragazzi. Se l'Atalanta dovesse andare a vincere contro la Lazio in casa, e ne ha tutte le potenzialità per poterlo fare, io credo che sarà una partita questa molto tesa. È chiaro che avremo molto tempo logicamente per raccontarla, quindi non vi preoccupate sotto questo punto di vista, perché i giorni sono tanti, insomma, fino a lunedì. Stavo guardando che infatti, ecco, anche mentre addirittura martedì, pensate un po', martedì gioca il Milan. Osta, questo io non la sapevo, ragazzi miei. Martedì 18 dicembre, martedì 18 dicembre gioca il Milan contro il Bologna a Bologna, quindi è un fine settimana addirittura. Guardate, adesso non abbiamo soltanto il Monday Night, ma il Tuesday Night. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, in poche parole, niente, io la sera non mi posso più mettermi a guardare un film in santa pace, devo guardare tutte le partite, tutte le serate calcio. Penso che mia moglie prima o poi mi spara, francamente. Io dico, quando hanno fatto questi calendari, ma non ci hanno pensato la gente, ma allora a sto punto fai giocare il Milan alle 18 e la Lazio alle 20:30, insomma. Quest'anno con l'arrivo di Dazon, questi orari sono frutto dell'arrivo di Dazon, ragazzi, perché non si trovano altre spiegazioni, altrimenti non saprei veramente che cosa dire. Ragazzi, piano piano andiamo in chiusura, a me mi manca poco per arrivare a casa, è successo questa un'altra cosa inedita, purtroppo il bello di quando si va in giro. Se riuscissi una volta, purtroppo sono orari molto molto mattutini e molto presto, insomma. Mi piacerebbe sapere eventualmente, ragazzi, se dovessimo fare una diretta la mattina quando io vado in giro a fare la trasmissione, a parlare di radio con voi, chi di voi magari è in onda e sveglio per ascoltarmi. Io un paio di persone le ho sicuramente, che sono due miei amici, uno dei quali è camionista, si chiama Roberto Baldelli, che lavora appunto, che fa il camionista, che la notte è sveglio, prima ci sentivamo sempre, adesso che faccio la trasmissione in pratica lui sente me, ma io non sento più lui, visto che lui mi ascolta tutti i giorni, dice che tra l'altro lo faccio addormentare, ma speriamo che di non fare questo effetto a tutti, perché sennò se faccio l'effetto di far addormentare non direi che non è proprio molto molto radiofonico, per così dire. Va bene, ragazzi, dai,
possiamo anche chiudere e lasciarci qua, a me mi manca un paio di chilometri, sono arrivato a casa. Sarà un'altra giornata oggi molto molto piena, ci sono giocatori che devo sempre esaminare, trattative a gennaio si fanno più intense, speriamo di riuscire a fare qualcosa, ma quello che ci tengo molto è tutta questa indagine che faremo nei prossimi giorni, a cominciare dalla settimana prossima. Andremo veramente ad andare a analizzare i soldi che le società, cioè i giocatori sbagliati che le società hanno speso per comprare dei giocatori veramente improponibili. E ragazzi, lo ripeto, ci sarà da ridere, ci sarà veramente, veramente da ridere. Oh, allora, un bacio chiaramente alle nostre ascoltatrici, a chi mi ascolta, saluto come sempre la mia Marcella, la mia francesina che adesso si trova in Africa, che mi ascolta tutte le notti. Per il resto un abbraccio a tutti insieme, a tutti quanti i nostri ascoltatori. Noi ci sentiamo domani mattina, dove sarà una giornata, no? Andremo chiaramente ad analizzare, a presentare meglio la giornata calcistica, ma logicamente la giornata di Serie A. Sapete che sabato fa la trasmissione un pochino più snella, un po' più corta, un po' quasi più come un telegiornale, insomma. Analizzeremo la giornata, diremo più o meno chi le principali notizie e quant'altro, e poi per il resto chiaramente ci attende un bel fine settimana di calcio, si capirà, finirà martedì. Hai voglia ragazzi, hai voglia campare da sedicesima giornata. Va bene, dai, un saluto a tutti, un abbraccio, ci sentiamo domani. Allora mi raccomando, ascoltate anche la trasmissione fatta ieri sera su questi canali, iscrivetevi al gruppo di Zampa Sportiva, vi ricordiamo il sito di Zampa Sportiva, radio.zampasportiva.com, è sempre attivo, è comunque acceso, attivo, quindi se volete andare a visitare fate pure, ci sono delle cose molto interessanti da vedere, quindi trovate anche lì le trasmissioni, quindi ragazzi non avete nessuna scusa per non ascoltarci. Tra poco arriveremo anche su TuneIn, che tra l'altro è una piattaforma molto molto importante dove poterci anche ascoltare lì. Va bene, un abbraccio a tutti, a domani, ciao!